in questo tempio che porta il nome di Gesù Liberatore. In circa 600, ieri sera alle 21, fino alle 23, abbiamo pregato davanti a Gesù sacramentato per il risanamento delle famiglie cristiane, dove c'è il deposito della fede, perché nelle famiglie cristiane che c'è un ricco deposito di fede cristiana vissuta. E quando questo deposito viene dilapidato, viene perduto, la fede cristiana ne subisce un grande detrimento. Sì, è la Chiesa, sono le istituzioni che tutelano la fede, e la fede non può mai venire meno nel mondo, però un punto dove la fede viene alimentata, un punto di grande importanza è la famiglia, e la famiglia è profanata. La famiglia ha subito una spallata tremenda nella nostra Europa. Proprio in questi giorni il Parlamento francese, con 315 voti favorevoli e 249 voti contrari e 4 astenuti, ha approvato il Pax, cioè il patto civile di solidarietà, che significa che le convivenze civili vengono equiparate ai matrimoni con tutti i diritti e i doveri. Questa è una spallata alla famiglia cristiana, in una nazione tipicamente cristiana, dove di cristianesimo c'è adesso molta deficienza per l'avanzare di dottrine erronee e perché i costumi non sono più cristiani. Una spallata alla famiglia nel cuore d'Europa. Per di più, vengono riconosciuti i diritti civili, ossia il Pax, il patto civile di solidarietà, esteso anche alle coppie di gay, per cui un uomo e un uomo possono costituire un patto sociale e hanno gli stessi diritti e le stesse agevolazioni di una famiglia costituita attraverso il matrimonio, con la sola proibizione dell'adozione di figli. Come vedete, la famiglia è inquinata, è indebolita anche dalle leggi civili. E a questo ci è arrivato perché nella famiglia è entrato il peccato, è venuta meno la fede ed è entrato il peccato. Il peccato in tante e tante forme, e siccome il peccato non soltanto deteriora ma sgretola, la famiglia è sgretolata come un edificio, comincia a crollare. E il nemico avanza. Dobbiamo noi correre ai ripari, perché la famiglia è minacciata in tutta l'Europa, in questa Europa cristiana che ha radici cristiane e che adesso sta rinnegando le radici cristiane. E la prima ad essere colpita è la famiglia. Se si credono alla famiglia, la società non sarà più cristiana, ma sarà una società post-cristiana, pagana, dove ci può essere di tutto, dove anche il senso naturale del matrimonio può crollare, dove la libertà individuale avrà il sopravvento, sacrificando valori tradizionali, ma non soltanto cristiani, ma valori naturali di tutte le genti, da quando il mondo esiste. E siccome il pericolo c'è, il veleno c'è, noi chiediamo al Signore il risanamento delle famiglie.
Bisogna riconsolidare la fede in Cristo Gesù, la fede cristiana, e consolidare l'amore, la stabilità, la fedeltà, perché tutto si riduce alla rivendicazione della propria autonomia, della propria personalità, a cui tutti e tutto deve cedere, quando non è così. E allora chiediamo al Signore Gesù in questo momento di soffiare il suo spirito, che è spirito di amore, sulle nostre famiglie, perché si è rinsaldata la fede cristiana, perché si è purificata dai molti peccati. La famiglia è peccatrice, perché tanti peccati sono ammessi in famiglia, peccati contro la fede, peccati contro i costumi, peccati di ogni genere, e dove c'è il peccato, lì c'è il veleno che disgrega la famiglia e la espone alla distruzione. Signore Gesù, noi ti preghiamo per le nostre famiglie minacciate. Ancora il veleno non è entrato pienamente qui nella nostra patria, soprattutto in Sicilia, dove ancora l'istituto balneare ne esiste, ma anche nella nostra isola, anche nella nostra Palermo, il veleno è entrato nelle nostre famiglie, il veleno disgregatore, il veleno della rivendicazione dei diritti in maniera esacerbata di ognuno dei codici, di andare e venire, di separarsi come vuole, a danno dei figli, a danno della famiglia stessa, a danno della fede, a danno dei costumi. Signore Gesù, scendi nelle nostre famiglie, soffia il tuo spirito perché il peccato sia eliminato dalle nostre famiglie, soffia il tuo spirito perché l'amore ritorni nelle nostre famiglie, soffia, o Signore Gesù, dentro le nostre famiglie uno spirito di vita, perché c'è lo spirito di morte che penetra le nostre famiglie, avvelena le nostre famiglie, disgrega le nostre famiglie e mette in pericolo la fede e la stessa società nella sua vita, nella sua consistenza. Quanti pericoli incombono su questa nostra società, e già noi avvertiamo i pericoli per la fede e per la compattezza stessa della società. Signore Gesù, vieni a salvarci, salva le nostre famiglie. Signore Gesù, purifica le nostre famiglie. Noi vogliamo purificarci, noi madri di famiglia, padri di famiglia, figli di famiglia, invochiamo il tuo nome, Signore Gesù. Scenda la tua grazia risanatrice nelle nostre famiglie. Spirito di Dio, scendi nelle nostre famiglie, purificaci, elimina il peccato, l'astio, il rancore, l'ira, l'impudicizia, la superbia, l'avarizia, tutti i sette peccati capitali. Elimina, Signore, tutti questi sette veleni delle nostre famiglie, e le nostre famiglie ritornano ad essere l'abitacolo della fede, sostegno della società, siano il luogo dove tu riposi, la piccola chiesa domestica che alliete di Dio e consolida il vivere umano. Signore Gesù, soffia il tuo spirito sulle nostre famiglie. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del mio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma.
Gridiamo, gridiamo al Padre, perché manda il suo Spirito per le nostre famiglie. Cantiamo nello Spirito al Padre, perché una pioggia di grazia nuova scende sulle nostre famiglie. Gridate a lui ed egli vi ascolterà. Gridate a lui ed egli farà scendere una pioggia dall'alto. Che ne vivi il prato che ormai è secco. Padre del cielo, manda l'amore in mezzo agli uomini. Scende l'amore nelle mura domestiche e consolida le fondamenta, perché crolla l'edificio della nostra famiglia. Padre del cielo, Padre del cielo, tu sei comunione tra Figlio e Spirito, tu sei comunione, o Dio uno e trino. Manda la comunione qui sulla terra, perché la famiglia è stata creata a tua immagine e somiglianza. Padre del cielo, comunione eterna col Figlio e con lo Spirito, manda l'amore che scaturisce dal petto del tuo Figlio. Lui era una madura onchina, mi arinima l'aiuta, ma non io credo. Io anime e lo aliano, io credo. Scenda l'amore a distruggere il peccato, scenda l'amore a rinnovare la vita, scenda l'amore nelle nostre famiglie, Padre del cielo. O Gesù, che hai perso il cuore, scaturisca dal tuo petto l'acqua purificatrice per le nostre famiglie. Dal tuo cuore scenda un'onda di grazia che ci purifichi dal peccato. Vieni Gesù, apri il tuo cuore, dal tuo cuore scenda l'onda purificatrice sui padri, sulle madri, sui figli. Scenda l'onda purificatrice che santifichi le nostre famiglie. Onima luani maraiona mascio raio, mi arina naia nanati da me, mi arina io iarenaio. Gridate, gridate al Signore, gridate al Signore, perché il Signore faccia servire l'acqua di purificazione e scenda a lavare i peccati delle nostre famiglie. Oh Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima nostra venisse lavata e le nostre famiglie ricevessero il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua
perché diventi segno della tua protezione. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia. Difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Adesso scenderà l'acqua pura su di voi, scende nelle mura domestiche, portate quest'acqua purificatrice nelle vostre case, e la grazia di Dio scenda a purificare le vostre famiglie dei peccati e a riportare l'ordine, la fede e l'amore. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete ondati delle vostre colpe, dei vostri peccati. Io vi darò un cuore nuovo e una nuova vita, dice il Signore. Pietà di me, Dio, secondo la tua misericordia, nel cuore mi affetto, cancella il mio peccato, lava mio le mie colpe, montami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa e il mio peccato mi sta davanti. Nel tuo amore fa grazia, así o rialza le mura di Gerusalemme. Nel tuo amore grazia, así lo rialza le mura di Gerusalemme. Purifica mi cori sopo e sarò montato, lava mi e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, e esulteranno le ossa che hai spezzato. E il tuo amore fa grazia, así o rialza le mura di Gerusalemme. E il tuo amore fa grazia, así o rialza le mura di Gerusalemme. Dalla tua presenza e non privarmi dal tuo Santo Spirito. O Padre, Padre eterno, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, o Cristo Gesù, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vapore dell'acqua per la parola della vita. O Spirito Santo, Spirito d'amore, che nelle acque del battesimo fa emergere creature nuove. O Padre del Cielo, ascolta la nostra preghiera. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel giorno memoriale della risurrezione, che sempre raduni mediante il tuo spirito e il corpo di Cristo, benedici questo popolo
benedici queste le famiglie qui presenti e ravviva in noi tutti, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. O cuore di Cristo, apriti a noi questa mattina. Nella festa di Maria la Cocca, la tua confidente. Preghiamo. E fonde su di noi, Signore, lo spirito di santità che hai donato a Santa Margherita Maria, perché possiamo conoscere l'amore di Cristo, che supera ogni conoscenza, e godere la pienezza della vita divina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque mi rinnegherà, conoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che dovete dire. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Signore ci richiama alla fede, e a riconoscere Lui, il Signore della storia, il Signore del mondo, il Signore di noi tutti, perché Lui è Dio ed è il Salvatore nostro. Chiunque lo riconosce salvo, chiunque non lo riconosce è dannato. Sono parole chiare. E noi vogliamo che Gesù non rinneghi noi, non rinneghi le nazioni cristiane, non li rigetti come Dio ha rigettato Israele quando non ha riconosciuto Cristo. Se ha rigettato Israele suo eletto fino al tempo determinato da Lui, rigetterà anche noi che siamo venuti dopo. È l'argomento di Paolo rivolto ai cristiani, perché siamo fedeli a Lui, fedeli a colui che è venuto dal cielo, ci ha innestato in sé e ci ha dato la sua vita per la salvezza. Oggi la fede è messa a repentaglio in questa civiltà post-cristiana, in questa civiltà che si sradica sempre di più dalle radici che l'hanno fondata,
che hanno dato vita per secoli. Parlo dell'Europa e parlo dell'Italia. Qui a noi non interessa il discorso politico, ma anche la politica c'entra, perché la politica dell'Europa, degli stati europei, cominciando dalla Norvegia fino a sud, fino all'Italia, è una politica laicista, una politica che ha relegato nel privato la religione, la quale religione è un valore sociale aggregante. E le leggi laiciste sono leggi suicide per l'Europa, che perirà. Perirà se non si ricorre ai ripari, perché la civiltà europea ha radici cristiane. Ma i governi civili hanno perduto la fede e non riconoscono questa verità. Ecco perché dobbiamo chiedere al Signore che tutti i governi europei aprano gli occhi e ritornino indietro e riconoscono un valore sociale alla religione, un valore aggregante, un valore che rinsalda l'appartenenza alla propria stirpe, alla propria nazione e alla propria consistenza, perché è la religione che aggrega un popolo. Potete trovare, diceva il filosofo greco Socrate, ripeteva Platone, potete trovare un popolo, o meglio una città senza mura, ma non senza la sua divinità. Lo diceva lui ai suoi tempi. Ma oggi la divinità non è più un valore in cui si fabbrica una città, perché è relegata nel privato, e questo è il più grande danno dell'Europa d'oggi. Il sinodo dei vescovi europei, che è tuttora in atto, ha sentito un campanello d'allarme. Ci sono tanti campanelli di allarme, ma in questi giorni ha sentito il campanello d'allarme dell'arcivescovo di Smirne, Ismael Bernardini, il quale lancia SOS, siamo in pericolo. E il pericolo proviene da tante parti, ma uno dei pericoli è l'Islam per l'Europa e per la fede. La mira dell'Islam è la conquista dell'Europa. Questo è il programma che cova da secoli e secoli. E se non è riuscito con le armi ad entrare nel cuore dell'Europa, se a Lepanto ha dovuto cedere e subire una sconfitta, non si era segnata la mira secolare del mondo maomettano e la conquista dell'Europa. E sta conquistando pacificamente l'Europa, approfittando delle leggi democratiche di tutti i governi europei e della laicità di tutti i governi europei, ai quali non importa la religione. Qualsiasi religione buona, anzi la religione nuova, una nuova religione in cui l'uomo domina adorando se stesso, sarebbe la migliore religione. L'indifferenza religiosa, anzi il combattimento contro la religione come valore sociale, ha predisposto il terreno, perché l'Islam annette un valore sociale alla propria religione e una forza aggregante
E questo Islam, che ha questa forza aggregante, diventa un popolo forte che approfitta della debolezza dei popoli europei ed entra. Entra pacificamente e vuole dominare l'Europa, imponendo la propria civiltà. In Francia le moschee sono 1000, in questo popolo cristiano, e la religione musulmana è la seconda dopo quella cristiana per numero. In Germania occupa il terzo posto, perché ci sono i luterani, i cattolici, ma a spalla sono con noi. Hanno 2000 moschee in Germania, fondano moschee, luoghi di culto. Ed anche in Italia, noi così larghi di vedute e di assistenza, accogliamo i musulmani e diamo le chiese. Dare una chiesa cristiana, anche disusata, per i musulmani significa apostasia dalla fede. Ora, quando i cristiani danno una chiesa ai musulmani, i musulmani dicono i cristiani hanno apostatato dalla loro fede, non credono più al loro Dio, e noi avanziamo, proponiamo la nostra fede. Ora, quando in Francia o in Germania tante chiese vengono date ai musulmani come moschee, sono testimonianze di apostasia per loro. Per noi sono atti di generosità, di larghezza, di comprensione, di aiuto alla preghiera. Per loro significa apostasia dalla fede dei cristiani. Ecco perché questa voce di allarme si è fatto sentire in Vaticano, nel sinodo tuttora riunito dei vescovi europei. Che cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo chiudere le porte, perché la mentalità laicista dei governi europei ha aperto le porte a tutte le religioni, perché la religione non importa ai governi. Ma noi come cristiani dobbiamo difendere la nostra fede, altrimenti periremo. Non possiamo impedire che i musulmani vengano qui in Europa, la stanno invadendo, perché le leggi sono queste, ma dobbiamo difendere la nostra fede, dobbiamo consolidare la nostra fede, altrimenti noi saremo accoppati. Ci sono altri popoli che difendono valori aggreganti e sono più forti. Popoli che hanno un'economia più buona, più solida, che geneticamente sono più forti degli europei e degli italiani in particolare, generano, popolano di figli le nostre terre, che domani saranno di loro e non più nostre. Diventeremo una minoranza. Cammin facendo, se non ricordiamo se l'Europa politicamente non ricorda di pari, ma noi non facciamo politica, noi difendiamo la nostra fede e dobbiamo noi tutelarci, rispettandosi tutti quelli che vengono da fuori, rispettando le religioni, rispettando il loro credo, ma senza compromessi, non aderendo a dottrine erronee, tutelando il patrimonio della fede, difendendo fino al sangue la nostra fede, perché dice Gesù: chi mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti a mio Padre e davanti agli angeli santi. Noi corriamo il rischio di essere rinnegati dal Figlio di Dio nel giorno del giudizio e di essere rigettati come Israele, perché non abbiamo mantenuto la fede, perché non abbiamo riconosciuto Cristo, nostro Salvatore, e abbiamo combattuto contro lo Spirito Santo che ci ripropone Cristo. Chiunque parlerà contro i figli dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi andrà contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Lo Spirito Santo, che è lo Spirito che tutela la fede, deve soffiare di nuovo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra società cristiana, nella nostra Palermo, nelle nostre parrocchie. Dobbiamo difendere Cristo, rinnovare la fede in Cristo, altrimenti tutti periremo. Alzati Europa, è un programma, alzati Europa. Tanti giovani cristiani hanno fatto delle marce a questo grido, rialzati Europa, l'Europa crolla, non crede più, è pagana, tra musulmani da una parte, tra buddisti dall'altra parte, tra acquariani dall'altra parte che mietono vittime, l'Europa cristiana sta tramontando e noi chiudiamo gli occhi perché siamo narconizzati e non comprendiamo più. Svegliamoci da questa narcosi, apriamo gli occhi e difendiamo il nostro patrimonio umano, cristiano, religioso e civile. Difendiamo la nostra fede che è ancorata appunto a questi valori e chiediamo al buon Dio che lo Spirito Santo aiuti di nuovo nelle nostre famiglie, nella nostra società, in noi che siamo in prima linea impegnati a difendere il cristianesimo e dobbiamo difenderlo con tutti i mezzi, con la parola, con la pratica sacramentaria e soprattutto col coraggio di essere cristiani e mostrare il nostro volto cristiano come lo mostrano gli altri. Quando suona a mezzogiorno, oppure al mattino, oppure alla sera, l'ora della preghiera, i musulmani si inginocchiano anche nelle fabbriche, cessano dal lavoro e vogliono che la legge consenta loro di pregare, stendere il tappeto della preghiera, non si vergognano di fare il digiuno del Ramadan, non si vergognano di professare la loro fede, noi ci vergogniamo. Noi ci vergogniamo, noi chiamiamo la verità, chiamiamo Cristo, e Cristo si vergognerà di noi. Ebbene che io dico questo, perché la parola di Dio che urge e che vuole uscire, questa è parola di profezia, perché lo spirito profetico alita in noi, alita qui. E vogliamo che tutti siamo i profeti del Signore, animati da questo spirito del Signore, per annunciare a tutti che va difesa la fede, che va praticata la fede, perché è un valore individuale e sociale. Se vogliamo salvare i nostri figli, le nostre famiglie, se vogliamo provvedere al nostro futuro cristiano. Amen. Che questo luogo sia il luogo dove si predica la verità. Ti chiediamo che questo luogo sia il luogo dove si pratica la carità. Ti chiediamo, Signore, che questo luogo sia un luogo dove la fede risplenda, dove la speranza abiti ancora in mezzo agli uomini e dia forza, dove la carità unisce gli eroi per combattere la battaglia di Dio. O Signore, questa è la nostra preghiera,
che noi depositiamo su questo altare questa mattina. A questa preghiera, Signore, noi uniamo le altre preghiere. Siamo un po' tutti malati. La società è malata, malata interiormente, corrosa da tanti veleni. Il cuore è malato e per questo tutto il corpo è malato. Ti presentiamo il corpo sociale, cominciando da quelli che ci governano, fino all'ultimo cittadino, perché tu risanino, Signore. Risanino, Signore, la nostra società, perché tuo Signore ridoni forza e vigore a questo popolo languente, che ha il pane e non mangia il pane, che ha l'acqua e non beve l'acqua, e muore di fame e di sete. Signore, questo luogo sia il luogo della distribuzione del pane e dell'acqua, per chiunque voglia venire, fa che suonino bene le parole del profeta Isaia: voi tutti assetate, venite all'acqua, mangiate e bevete, non spendete il vostro patrimonio in ciò che non giova, mangiate e bevete qui, perché qui c'è il pane e l'acqua che Dio ha preparato per voi. Amen. Quando i figli del tuo popolo peccheranno contro di te, non c'è infatti nessuno senza peccato, e il tuo dirato contro di loro li consegnerai al tuo nemico, ai loro conquistatori, i quali li porteranno altrove. Se essi lontani da te si prostreranno davanti a te e piangeranno i loro peccati, tu, Signore, li ascolterai. Tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, le preghiere del tuo popolo che ti supplica, e rendi loro giustizia. Perdona il tuo popolo che ha peccato contro di te. È la preghiera di Solomone che facciamo nostra in questo luogo, perché è suggerita dal profeta, cioè dal Signore. Chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati, perdono dei peccati dei nostri figli, e quando ci deporteranno altrove, quando saremo deportati, ricordiamoci, o si ricordano i nostri figli, di chiedere perdono al Signore per ritornare nel loro paese. Signore, perdoni il nostro peccato e fa che i nostri figli, piangendo sui peccati nostri, ritornino a te e tu li perdonerai. E adesso, Signore, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per i presenti, per le famiglie malate, per il popolo malato, per quelli che sono malati nell'anima e nel corpo, perché tu sei il salvatore del tuo corpo mistico, tu sei il nostro Signore. Ecco, innestiamo la preghiera. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.